Mukha Vrikshasana. Facciamo che prima di tutti ve la faccio vedere la posizione della verticale e poi la descriviamo, ne parliamo e magari vi faccio vedere qualche esercizio preparatorio. Come avete visto, l'esecuzione è molto lenta. Sapete che a me piace fare le esecuzioni lente, con controllo, con gestione, non mi piace saltare dentro gli asana. E questo è lo stesso motivo per cui non mi piace utilizzare il muro come sostegno, perché se noi utilizziamo un sostegno, sì, magari questo ci aiuta a rafforzare un po' la muscolatura, a iniziare a prendere i benefici della posizione, però non ci aiuta veramente a fare in modo che il nostro corpo diventi in grado di sostenere quella posizione da solo. Invece, magari andare per gradi, fare poco alla volta e non voler arrivare subito alla meta ci permette di allenare il corpo e pian piano il corpo riuscirà a sostenere la posizione da solo. Quindi piuttosto che slanciare le gambe e andare in verticale o piuttosto che farla contro il muro, avete visto, l'evoluzione delle gambe è la stessa che facciamo nella posizione sulla testa. La differenza è che a terra invece degli avambracci abbiamo le mani. Quindi quando libero i piedi dal peso, le ginocchia vanno al petto. Poi le ginocchia salgono, cosce parallele a terra, ginocchia verso il soffitto e sviluppo sui piedi. E riscendo passando dagli stessi step. Per allenare questa cosa, questa evoluzione, intanto inizialmente potete provare soltanto dalla posizione, come se fosse il cane che guarda dietro, a spostare tutto il peso del bacino in avanti sulle mani e ad andare sulla punta degli alluci, cercando di andare il più possibile sopra l'unghia. Quindi dal cane porto più possibile il peso avanti e vado sull'unghia dei piedi. In questa posizione le mani vogliono spingere contro il pavimento, perché le spalle non sono così, ma sono così, come se volessi allontanare il pavimento da me. E questo mi aiuta a prendere confidenza con la spinta delle spalle. Un altro esercizio che possiamo fare è quello di fare dei piccoli balzi nel cane che guarda dietro, in questo modo. Parto con i piedi a terra vicini alle mani e poi sollevo il sedere e finisco indietro nel cane che guarda dietro oppure nel piano inclinato, in questo modo. Questo era il piano inclinato. Possiamo finire anche nel cane che guarda dietro, come preferite. E una volta che riusciamo a staccare i piedi insieme e ad atterrare con i piedi insieme, cercheremo, contando mentalmente, di tenere il bacino sollevato da terra più tempo possibile. Ogni volta cercheremo magari di aggiungere un secondo in più e questo ci abitua a sostenere il peso di tutto il corpo con le mani. In questo modo. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. E man mano, cercate di aumentare la tenuta sulle mani, aumentare il numero dei conteggi. Lo stesso esercizio lo potete fare ritornando, quindi partendo dal cane che guarda dietro, piego le ginocchia, salto, cerco di tenere il più possibile tutto il corpo sollevato da terra e poi atterro con i piedi vicino alle mani. Mi raccomando, questi atterraggi che siano degli atterraggi di farfalline, non di elefanti, non fate il botto. Quindi, dal cane, piego le ginocchia, 1, 2 e atterro. 1, 2, 3 e atterro. 1, 2, 3, 4 e atterro. E volta per volta, continuando ad allenarvi in questo modo qua, arriverete al punto in cui le gambe rimangono sollevate e rannicchiate, però voi riuscite a tenere l'equilibrio. A quel punto bisognerà soltanto lavorare sull'evoluzione delle gambe verso l'alto e il gioco è fatto. Buon allenamento a tutti, buona pratica!